Ciao, sono Marco del negozio Passport. Prima di tutto vi invito a iscrivervi al nostro canale YouTube e ad attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Poi, se avete voglia, potete seguirci anche sui nostri canali social, Instagram e Facebook. E infine, se avete piacere di acquistare i prodotti che vi presentiamo nei video, potete farlo tranquillamente nel nostro sito www.passport.it. Oggi mi vedete in un contesto diverso, ebbene sì, sono nel nostro punto vendita di Belluno perché voglio parlarvi di sci di fondo e in particolar modo oggi voglio parlarvi degli sci di fondo per il passo alternato con le pelli. Siete in tanti a chiederci consiglio su questo tipo di prodotto, perché in questa stagione, per fortuna ricca di neve, tanti di voi hanno voglia di approcciare lo sci di fondo come alternativa invernale alla corsa o al ciclismo. E soprattutto siete in tanti a chiederci informazioni per acquistare degli sci di fondo per il passo alternato, appunto con le pelli. Quando parliamo di sci di fondo alternato, intendiamo la tecnica del passo classico, appunto il passo alternato, per capirci quello che viene fatto all'interno dei binari. Come è costruito uno sci per il passo alternato con le pelli? Andiamo a vederlo subito. La prima cosa che si nota è che nella parte della punta e della coda c'è la parte cosiddetta di scorrevolezza, e invece nella parte centrale, per intenderci sotto l'attacco, vengono posizionate queste pelli. In questo caso le pelli, essendo uno sci Fisher, sono di colore giallo, ma poco importa il colore. Le pelli servono per la zona di tenuta, vale a dire per fare in modo che il piede non retroceda, non vada indietro quando si fa il passo classico. Queste pelli sono realizzate con un misto di materiale sintetico e mohair. Per farla breve, hanno lo stesso concetto costruttivo delle pelli che si usano per lo sci alpinismo e, come detto in precedenza, servono appunto per non scivolare indietro e per avere quindi una tecnica efficace e soprattutto affinché ci si possa divertire. Ogni azienda adotta una personale soluzione per l'applicazione e l'inserimento della pelle sulla zona di tenuta. Andiamo a vedere qualche esempio. Rossignol, ad esempio, nei suoi sci R-Skin utilizza questa soluzione, come possiamo vedere qui sotto. Ad esempio, invece, Matthews utilizza questa soluzione diversa. Vediamo che anche il colore è diverso, ma non cambia la funzionalità. E infine, Fisher, che utilizza, come abbiamo visto anche prima, questa soluzione a doppia pelle che va posizionata sempre sulla zona di tenuta e nella zona centrale dello sci. Partiamo dal presupposto che la pelle inserita nella zona di tenuta dello sci serve affinché il piede non retroceda, non vada indietro. Ora, per ottenere questo, si possono utilizzare diverse soluzioni. Noi oggi stiamo vedendo la pelle, però le alternative sono lo sci squamato oppure lo sci liscio, sul quale andrà applicata la sciolina di tenuta, o stick o clister. La pelle è una soluzione che si è utilizzata in queste ultime 3-4 stagioni e che serve per avere, anzi per evitare di dover sciorinare lo sci. Primo, perché non tutti hanno la capacità e la pazienza tante volte di sciorinare perché bisogna trovare la sciolina giusta. L'altra differenza invece rispetto allo sci con le squame, dove appunto l'utilizzo è lo stesso, quindi la funzionalità è la stessa, la differenza, appunto, dicevo, è che la pelle rispetto allo squamato fa un po' meno rumore in fase di scorrevolezza, si sente meno quel brusio. Una cosa è giusto sottolinearla, vale a dire che lo sci liscio sarà sempre di base più veloce rispetto a uno sci con le squame o con le pelli. Questo per il semplice fatto che sia la pelle che la squama sono delle applicazioni che vanno a sporgere rispetto alla soletta e di conseguenza creano comunque un po' di grip e un po' di, diciamo, di freno allo sci stesso. D'altro canto è giusto dire però che la soluzione adottata o con le squame o, come parliamo oggi, con le pelli sono degli ottimi compromessi per avere il giusto compromesso, appunto, fra scorrevolezza e tenuta. Ci sono delle situazioni estreme in cui la pelle può far fatica a tenere e queste situazioni sono fondamentalmente quando il binario è particolarmente lucido o ghiacciato. Va da sé che in queste situazioni sia difficile far tenere la pelle perché manca il grip dato dalla consistenza della neve e in questo caso sarebbe opportuno avere uno sci liscio. Però, tolti questi, diciamo, questi casi un po' estremi, nell'arco di tutta la stagione, bene o male, possiamo trovare delle situazioni di neve che ci consentono di divertirci davvero tanto con lo sci con le pelli. Un consiglio molto importante che mi sento di darvi è anche relativo alla scelta dello sci. Infatti, affinché lo sci renda al massimo, deve esserci il giusto rapporto
peso-altezza dell'atleta rispetto alla durezza stessa dello sci. E quindi lo sci andrà scelto sia in base al proprio peso, sia in base alla propria altezza. Quindi quando dovete acquistare uno sci, fate sempre riferimento a un negoziante specializzato che possa indicarvi bene quali sono gli sci più idonei alle vostre caratteristiche, appunto, di peso e di altezza. Ultimo consiglio che vi do per l'utilizzo di questi sci: la manutenzione dello sci con le pelli. Prima di tutto vi consigliamo vivamente di paraffinare punta e coda più o meno tutte le volte quando uscite. Ci sono prodotti anche spray molto veloci da applicare, questo per far sì che lo sci abbia un'ottima scorrevolezza. Per quanto riguarda invece le pelli, ci sono dei prodotti specifici che servono sia per la pulizia della pelle sia per la paraffinatura, se così vogliamo, della pelle, cioè per renderla un po' più veloce. I prodotti sono nella fattispecie questi qua: abbiamo uno skin cleaner e un skin wax. Come vanno applicati questi prodotti? È molto semplice, basta spruzzare il prodotto su un panno o su un pezzo di carta, non direttamente quindi sulla pelle, e poi passarlo sulla pelle seguendo il pelo, appunto, quindi lisciare, come si dice, il pelo e non andare in contropelo. Detto questo, ragazzi, spero innanzitutto che il video vi sia piaciuto e aspetto come sempre i vostri commenti qui sotto. Se poi avete voglia di venirci a trovare in negozio, vi aspettiamo a Busche e a Signoressa, e come sempre, se avete voglia di acquistare online, il nostro sito www.passport.it è sempre a vostra disposizione. Ciao!